Ragazzi, buonasera. Allora, faccio questo video perché spesso parlo di come io inizio la mia giornata, di tutte le robe che faccio, la mia routine e di come secondo me se inizio una giornata in una maniera produttiva comunque determinerai molto probabilmente una giornata produttiva, una giornata inizia una giornata di merda, sarà una giornata un po' di merda e tutte queste cose qua. Quindi ho deciso di fare un video in cui vi illustro io cosa faccio da quando mi sveglio. Cioè la mia morning routine, diciamo, dato che comunque è una qualcosa abbastanza di conosciuto, che molti fanno, ci sono anche molti video al riguardo, ho deciso di fare un video in cui appunto ve la spiego step by step. Però dovete considerare innanzitutto che al momento io non sto lavorando, quindi cosa sto cercando di fare? Prolungare la mia morning routine più tempo possibile, quindi molto probabilmente per chi lavora, per chi studia non ha possibilità ovviamente di fare neanche simile a quella che faccio io, però posso dare degli spunti interessanti, comunque dandovi un po' le cose che più faccio, che più secondo me sono importanti e che più dovreste fare tutti, magari non per 20 minuti come faccio io, ma anche solo per 5 minuti, o magari come, ne so, io dedico le 30 minuti alla lettura, 10 minuti siccome è fondamentale. Però adesso iniziamo tanto dall'inizio. Allora, sveglia. Al momento sveglia alle 7. L'obiettivo è arrivare alle 5 e mezza circa barra 6. Tanto sto andando a dormire molto presto, sto dormendo molto nell'ultimo periodo, devo essere sincero. Cioè vado a dormire molto presto. Tanto non c'ho un cazzo da fare la sera, quindi permettete. Però sveglia alle 7, ma l'obiettivo è quello di anticiparla. Mano a mano ci arriverò tranquillamente. Poi, successivamente, le affermazioni di Napoleon Hill. Quali sono? Leggetevi il libro, perché penso al primo libro che uno deve leggere per, diciamo, la carriera di crescita personale. Veramente il libro fondamentale in cui lui appunto fa scrivere un'affermazione da leggere mattina e sera, prima di andare a dormire e subito dopo essere svegliati. Poi, ancora prima di questo, mi sono dimenticato, mi rifaccio il letto perché c'è anche un libro al riguardo ed è un'azione che determinerà già un po' l'inizio della tua giornata, è un'azione che tu svolgi appena sveglio. E non ho mai letto il libro al riguardo, però ci sono anche dei video, la parte che mi sembra che il libro l'abbia scritto uno dell'esercito, tra l'altro adesso è anche un bel libro. Comunque è legato comunque a disciplina, forza e volontà, è quello che volete, però è la prima azione che faccio al mattino, anche perché secondo me fa un'enorme differenza in una stanza. Successivamente, diario, dato che è una delle ultime abitudini che ho inserito, diario, ho fatto il video a riguardo, lo uso con le domande di Tony Robbins, assieme a quello controllo l'agenda, quindi ho diario e agenda lì per capire un po' come, non è per programmare tutta la giornata, però per capire cosa farò durante la giornata. Cioè se sarà una giornata produttiva, se sarà una giornata di cazzeggio, se sarà una giornata di entrambe le cose, se andrò a sport, se farò questo, se ho altri impegni, se ho dei corsi da fare e robe varie, se ho della figa da andare a prendere e cose simili. E poi successivamente a questo faccio una visualizzazione che ho trovato su YouTube da 5 minuti. Piace molto e la faccio molto velocemente, dato che io non amo la visualizzazione, però la ritengo fondamentale e troverò un audio che me la faccia amare profondamente. Al momento non l'ho ancora trovato, però questa 5 minuti non mi pesa, la faccio volentieri. Dopodiché sto inserendo lo swish pattern. Cos'è lo swish pattern? Non ve lo sto a spiegare, è un esercizio di Tony Robbins, è molto figo, un esercizio di PNL, programmazione neurolinguistica, magari un giorno cercherò di spiegarlo, è un esercizio complicato e non sono ancora riuscito a inserirla come abitudine per tutti i giorni. Successivamente si va alla doccia fredda, lì se non ero sveglio prima, ma solitamente lo sono già, lì state tranquilli che sono sveglio al 100%, quindi inizio doccia calda e poi boom, un minuto di doccia fredda. Quindi questa la faccio quasi tutti i giorni, tranne i giorni in cui magari sono davvero stanco o i giorni in cui proprio non ne ho voglia, tanto oramai io non riesco a vivere senza doccia fredda perché vedo proprio la differenza. Quindi la faccio, non è che mi devo obbligare, però magari ci sono quei giorni in cui c'è un po' meno voglia e se proprio non ho voglia non la faccio. Ovviamente magari se ad esempio fuori c'è molto freddo, anche in casa, è difficile far doccia fredda e poi stare in un ambiente freddo. Quindi, poi quella, poi un giorno sì, un giorno no, barba, assolutamente, perché secondo me
soprattutto anche avendo fatto formazione, robe varie, nella vendita, nel lavoro comunque molto più. Poi io faccio schifo con la barba, cioè ora noi stiamo a parlare di robe varie, mi ha fatto la mia barba fa cagare, quindi cioè, c'è poco da dire, ci sono poche opzioni disponibili, se avete una bella barba, buon per voi, io non faccio parte di quel gruppo di persone. Quindi successivamente stretching, anche lì più o meno un giorno sì un giorno no, cosa tendo a fare? Se mi faccio la barba un giorno non faccio stretching, dipende un po' dai giorni, quando ce n'ho voglia, anche lì non ho ancora trovato un allenamento da fare 10-15 minuti ogni giorno uguale, penso che prima o poi comprerò un corso, al momento non me lo merito, nel senso che non è una mia priorità e non stando guadagnando non mi sembra il caso di attingere soldi da con un cazzo di corso, se guadagnassi qualcosa potrei anche farlo, ma al momento non è necessario. Quindi successivamente esercizi di respirazione di Tony Robbins, un esercizio fatto a ratio 1-4-2, cosa intendo dire? Che puoi ad esempio inspirare per un secondo, trattenere il fiato per 4 secondi e espirare per 2 secondi, questo ratio non deve essere per forza 1-4-2 ma deve essere la proporzione, quindi posso inspirare per 5 secondi, trattenere il fiato per 20 e espirare per 10, vedrete che c'è una proporzione lì. E tendo a farlo in circa 8 minuti al mattino, 10 respiri, poi cerco di farlo anche dopo pranzo e prima di andare a dormire. Non è il massimo, però, cioè nel senso non è la roba più divertente del mondo, però lo faccio e mi fa stare bene, mi metto un po' di musichetta mentre lo faccio e il timer. Quindi dopo questo, meditazione, oramai io faccio 20 minuti. Secondo me meditazione è una di quelle cose che, oltre agli esercizi di respirazione, che io vi consiglio magari di andare a vedere Wim Hof o qualcuno in cui vi spiega perché farli e quali farli e vi devono piacere, nel senso che se tutti i giorni è un obbligo, boh, potete farli, siete così disciplinati, io non lo farei. Però meditazione secondo me è una cosa fondamentale che dovreste fare tutti, a prescindere dal poco tempo che avete. Soprattutto se dite io non ho tempo per meditazione, è proprio il motivo per cui dovreste meditare. Perché ha milioni di miliardi di benefici e tra cui vi ritroverete anche più con più tempo durante la giornata. Questo è poco ma sicuro. Quindi questa diciamo che è un po' la prima parte della mia morning routine. E diciamo che fino a questo punto mi ha impiegato circa un'ora e 40, un'ora e 50 anche. E il resto ve lo spiego in un altro contesto, perché ora devo scappare. Ciao, a dopo. Eccoci qua, un altro giorno, un altro taglio di capelli, ben vedere. E nulla, continuando il video, ho deciso di tagliarlo perché per motivi miei. Dopo la meditazione, con cosa procedo? Allora, premetto che tanto stamattina ho provato per la prima volta il metodo Wim Hof con un video su YouTube, veramente tanta roba e potrebbe essere un nuovo esperimento da provare per 30 o più giorni. Ma mi è piaciuto davvero tanto. Però a parte questo sarà per un argomento prossimo. Dopo meditazione, non so se l'ho detto, vado fuori con i cani. Quando vado fuori con i cani, appunto, mi faccio le mie affermazioni. Come le chiamano Tony Robbins, incantation, cioè la differenza tra affermazioni basate sul io sono felice e il tuo cervello, se non lo fai così, dirà o stai dicendo una stronzata. Cosa faccio? Ci metto la fisiologia, quindi mi muovo, batto le mani se necessario, urlo, cerco di non avere gente attorno che mi guarda, perché tanto solitamente dove abito io non c'è un cazzo di nessuno, quindi questo mi permette di farlo abbastanza liberamente sbattendomene le palle. Quindi porto i cani, faccio le mie affermazioni per circa 10-15 minuti, mi dà un po' di energia, torno in casa e ora arriva la parte bella per me almeno, mi dedico alla lettura per 30-40 minuti. Solitamente al mattino un libro di crescita personale, invece magari prima di andare a dormire un libro di narrativa, qualcosa di più leggero. Ad esempio al momento di narrativa sto leggendo Shining di Stephen King, ma questo non ci interessa e soprattutto non interessa a voi. Cosa succede dopo? Dopo c'è la pulizia della casa. Cosa intendo dire? È un qualcosa che a me piace fare, non è che mi obbligo, magari inizialmente mi sono obbligato, ma ormai è un'abitudine, mi piace, anzi ogni mattina dedico circa 30-40 minuti a pulizia della casa, tanto non lavoro, non portando al momento soldi in casa sarei un po' una testa di cazzo a non
dare il mio compenso in questa maniera almeno, quindi la casa è sempre pulita e sì, è sempre pulita grazie al mio aiuto, perché comunque vi assicuro che 30 minuti al giorno sono più che abbastanza, ve lo assicuro, eh? Non pensavo, ma meglio 30 minuti al giorno che 3 ore una volta a settimana, davvero, ne sono totalmente convinto. Quindi pulizia, faccio volentieri, piatti, quello che c'è da fare, cioè non è che dobbiamo raccontarci tante storie. Però subito dopo faccio un'altra, a volte, quando ne avevo voglia, un'altra mini visualizzazione, una trovata su internet, dipende, 10-15 minuti di visualizzazione, perché ve l'ho detto, mi sto obbligando a farle, voglio trovare ancora un modo per renderla piacevole, perché cioè un audio, qualcosa, perché non la amo tantissimo, ma secondo me è veramente fondamentale, una di quelle cose, un po' come una meditazione, un po' fondamentale, ogni giorno visualizzare, iniziare la giornata visualizzando l'obiettivo dove voglio arrivare, quindi è qualcosa di veramente fondamentale secondo me. E a quest'ora siamo alle, non adesso, intendo con la routine, sveglia alle 7 e più o meno alle 10 e mezzo ho finito con la visualizzazione, più o meno. Successivamente un'ora circa di passeggiata in modo da fare i miei 6.000 passi, tanto durante la giornata altri 2.000 sicuri in casa di faccia, al massimo da fare ancora due passi. Quindi, ecco, scusate. Quindi, ho dovuto un attimo tagliare, faccio i miei 6.000 passi, in modo comunque mi sveglio ancora di più, ma a parte che non ho bisogno di svegliare. Però, durante i miei 6.000 passi mi ascolto o Tony Robbins o un podcast o Jordan Belfort, o comunque qualcosa che mi insegni, in modo che, oltre a leggere, oltre a imparare in quella maniera, imparo anche mentre sto facendo dell'altro. Oppure, come avete visto, altre volte faccio dei video, ma comunque cerco di fare sempre qualcosa di un po' di produttivo, in modo che almeno, ma poi se c'è un giorno che invece voglio stare totalmente assorto nei miei pensieri, sono libero di farlo, ma solitamente non succede, forse dovrebbe succedere di più. Quindi a questo punto me ne torno a casa, c'ho la mia mezz'ora di esercizi che magari mi ha dato il mio amico Tony nel suo podcast, nel programma che sto seguendo, e basta. Questa diciamo che è un po' la mia routine al mattino. Sono passate all'incirca 5 ore, quindi capisco che uno che dice cazzo, ma Lallo, io lavoro, cioè non sono un fallito come te che stai a casa, io lavoro. Hai ragione, hai assolutamente ragione. Quello che ti consiglio di fare è guarda di quello che faccio io, se c'è qualcosa che ti può interessare. Ti dico, secondo me le cose fondamentali al mattino da fare, proprio, cioè durante la giornata, poi non per forza al mattino, ma secondo me al mattino ti avviano la giornata per il meglio, sono meditazione, 5-10 minuti, 10 minuti è l'obiettivo secondo me, 10 minuti al giorno tolgono tante rotture di coglione di torno. Poi visualizzazione, anche solo i 5 minuti, appena sveglio ti metti lì, tac, 1-2 affermazioni, quelle che ti caricano, perché io vedo se ci metto energia, cioè se, ve lo giuro, se io faccio sono felice, sono felice, sono felice, sono felice, no, non serve un cazzo. Quindi se invece faccio sono felice, cazzo, vedete che la differenza c'è una differenza di energia, muovo il corpo, creo energia. Quindi affermazioni, se volete farle, metteteci energia, se no non fatele, sono inutili secondo me. Poi fondamentali, magari un po' di esercizio fisico per chi non è abituato a farlo, ma quindi io su di me faccio la mia passeggiata, mi direte un'ora, quindi, ma anche far solo 10, 15, 20 minuti di passeggiata, oppure anche solo 10 minuti di flessioni, squat, cazzate varie, non saprei, però muovete un po' il corpo e basta, direi che fondamentali. Poi magari qualche esercizio di respirazione, adesso vi farò sapere un po' col metodo di Wim Hof, mi è molto piaciuto come ho già detto. Però sì, questa è la mia routine, poi subito dopo continua praticamente fino alle 2-3 la mia giornata è uguale, ma perché decido io. Poi ovvio, se voglio fare delle robe altre, vado a fare delle altre robe, cioè se devo fare degli amici non è che dico no, c'ho la mia routine. Se voglio vedere dei amici o andare a fare una passeggiata nei monti o cazzate varie, lo programmo e basta. Però l'obiettivo nelle prossime settimane è quello di anticipare un po' la sveglia. Intanto sto andando a dormire veramente presto, un vecchietto d'auspizio, ve lo giuro. Faccio schifo, sono un vecchio. No. Però sì, sono un vecchio. Quindi niente, spero vi sia piaciuto il video. Spero che vi creiate anche voi una routine, non deve essere uguale alla mia, non deve essere, deve essere qualcosa che vi piace. E come ho già detto, io vi consiglio sempre The Miracle Morning, ho fatto un video vecchissimo a riguardo,
farà veramente schifo quel video, più schifo di questi, però magari vi farete da ridere. E niente, guardate, leggete quel libro perché è molto interessante, vi insegna anche a svegliarvi presto. E nulla, quindi vi auguro tante belle cose ragazzi, oggi è una splendida giornata, ve l'auguro anche a voi. Ciao, baci!